mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Wow! Ehi, sono io, Blippi! Guardate dove sono oggi! Oggi mi trovo al Woodland Park Zoo di Seattle, Washington. Siete mai stati allo zoo? Già, è fantastico! Qui possiamo vedere animali grandi, animali piccoli o persino insetti, se vogliamo. Già! Sono molto emozionato! Andiamo! Wow, siamo all'interno di un habitat! È meraviglioso! Wow, guardate! Questo è per un animale che vive qua! Gnam! Ok, lo rimettiamo a posto. Wow! E questo è vero cibo per animali! Sì, questo è ciò che mangiano quotidianamente! Ehi, guardate! Vedete questa ciotola? Bene! Aggiungiamo un po' di cibo in polvere e mescoliamo bene! Questo è ciò che l'animale che vive qui adora mangiare! Ok, rimettiamo a posto queste cose! Ehi! Avete visto che cosa c'è qui? Wow! Sembra una piuma! Di certo deve appartenere all'animale che vive in questo habitat! Una piuma! Gli uccelli hanno le piume! E avete visto? È di colore rosa! Wow! Sapete quale animale o uccello è di colore rosa? Già! Il fenicottero! Ok, quindi poso la piuma qui... e poi prendo uno spuntino! Andiamo, cerchiamo insieme i fenicotteri! C'è John! Ciao! Ciao, Blippi! Come stai, John? Bene, benvenuto nell'area fenicotteri. Grazie, che cosa fai? Raccolgo un po' di piume. Oh! E quelli sono i fenicotteri. Oh, vedete laggiù i fenicotteri? Wow! Posso avvicinarmi per guardarli meglio? Certo, fai grazie. Pure! Grazie! Wow! Ehi, andiamo a osservarli un po' più da vicino. Oh! Ciao, fenicotteri! Ciao! Wow! Questi uccelli sono troppo belli! Voi sapevate che i fenicotteri, quando nascono, sono di colore bianco? Già! O grigio, un grigio bianco! E poi, quando crescono, diventano di colore rosa! Perché il cibo che mangiano contiene tanto rosa! Wow! Sono troppo belli! E avete visto quanto sono lunghe le loro zampe? Wow! Sono lunghissime! Un fenicottero adulto ha le zampe molto più lunghe di tutto il resto del suo corpo! Wow! È pazzesco! Ehi, e avete visto che loro le piegano nel senso inverso al nostro? Già! Noi umani pieghiamo le gambe in avanti! Invece, i fenicotteri piegano le zampe all'indietro. Forse penserete, wow, che ginocchia flessibili! Ma ecco, vi spiego un fatto molto curioso. Vedete quell'area più scura, proprio a metà delle loro gambe? Sembra il loro ginocchio. Ma in realtà quella, per un fenicottero, è la caviglia! Wow, è incredibile! Sentite, propongo di lanciare questo spuntino nell'acqua per vedere se arrivano i fenicotteri, ok? Ragazzi, c'è la pappa! Ecco lo spettacolo degli animali ambasciatori! Un altro animale incredibile! Questo posto è fantastico! Ehi, come ti chiami? Io sono Susie. Oh, molto piacere! Quello chi è? Si chiama Harry ed è una moffetta striata. Wow, una moffetta striata! Infatti vedo che ha strisce bianche e nere. A cosa servono? Grazie a queste strisce, i predatori nelle vicinanze capiscono di trovarsi di fronte a una moffetta. E se hanno già avuto a che fare con una di loro, di sicuro non vorranno farsi spruzzare. Oh, capisco. Aspetta, hai detto spruzzare? Parli dell'odore che producono, che sa di uova marce? Esatto, sì. In effetti è un odore piuttosto forte. Se ti è capitato di sentirlo, è inconfondibile. Soprattutto se hai avuto la sfortuna di essere spruzzato. Già, ma perché le moffette spruzzano?
loro sistema di difesa. Se una moffetta si sente minacciata, la sua prima reazione è quella di scattare in avanti o sollevarsi in verticale sulle zampe anteriori, come a dire «Ehi tu, non provocarmi, altrimenti qui finisce male!» E se poi il predatore si avvicina ancora, viene spruzzato. Oh, quindi il nostro Harry è agile come un ginnasta a fare le verticali! Divertente! Di che cosa si nutre? Adesso sta mangiando degli insetti. Gli piacciono gli insetti, la verdura, la frutta, a volte mangia anche la carne. Wow, Harry è davvero simpatico! Io adoro le moffette! Wow, guardate qua! Un altro animale, che bello! Wow! Lui si chiama Eduardo. Ciao, Eduardo! Wow! Eduardo è un armadillo dalle tre fasce. Wow! E come vedete, sta mangiando degli insetti. Sembrano veramente buoni! Per lui. Mi hanno dato il permesso di entrare nel suo recinto, ma sono sicuro che Eduardo troverà le mie scarpe più interessanti per l'odore che hanno, perciò adesso entro e stiamo a vedere se è un tipo curioso. Ciao! Ehi, come stai? Forte! Lo vedete? Caspita, ha una corazza molto dura! Certo! L'armadillo dalle tre fasce può avvolgersi su se stesso fino a formare una palla. Ma Eduardo non lo sta facendo, perché quello è un meccanismo di difesa. Quindi significa che adesso si sente a suo agio. Ciao! Avete visto che annusa dappertutto? Oh, è adorabile! Ha delle unghie molto lunghe, sia davanti che dietro. E poi ha dei simpatici peli che sbucano da sotto la corazza. Oh, guardate come corre! Wow, avete visto? Ecco, questo è un falco! Aspetta un attimo, e tu chi sei? Io mi chiamo Lindsay e sono una custode di animali ambasciatori. Wow, come si chiama questo falco? Lui è Sisko. È una poiana di Harris di 32 anni. Wow, Sisko è molto bello! Wow, adoro le sue ali. Ha delle ali grandi o sottili o piccole? Ha delle ali grandi e ampie, perfette per librarsi in volo, ma non adatte per scendere in picchiata. Oh, wow! Vive con altri o è solitario? Le poiane di Harris sono molto speciali perché vivono in gruppi di famiglie insieme ad altri falchi. Strano, perché in genere i rapaci sono solitari. Oh, wow! Anche i suoi occhi sono strani. Ma che cosa hanno di particolare? Le poiane di Harris e molti altri rapaci hanno una vista a dir poco eccezionale. Caspita, che forte! Adoro il suo becco, guardate, è così! Pare molto affilato, posso guardarlo più da vicino? Certo! Wow! Guardate, Sisko! Wow! Wow, com'è imponente! Wow! Ciao, Sisko! Bello! Wow! Un altro animale incredibile! Wow! Questa è una civetta delle tane! Wow! Come si chiama? Questo è Papu. Oh, piacere di conoscerti, Papu. Io sono Blippi. Avete visto gli occhi di Papu? Sono molto grandi e gialli! Questo significa che ha un'ottima vista? Sì, le civette hanno una vista eccellente. Fantastico! Ma lui è davvero minuscolo, è ancora piccolo! No, Papu è un esemplare adulto. Wow! E si comporta come altre civette che escono di notte e vanno in cerca di cibo? Dunque, ci sono delle civette notturne, che cioè sono attive di notte. Invece Papu è diurno, quindi è attivo durante il giorno. Però, molto interessante! Ed è proprio un tipo adorabile! Wow! È così carino che vorrei accarezzarlo, ma è meglio non farlo. Posso guardarlo da vicino? Certo! Wow! Guardate un po' qui! Questa è Anahi! Già! È proprio bella! Wow! Vedete come tira fuori la lingua? Beh, ogni tanto estrae la lingua solo per captare gli odori. Non è pazzesco? Noi usiamo il naso per annusare, mentre lei invece lo fa usando la lingua, già! Anahi è un boa constrictor dalla coda rossa.
Caspita! Guardate come sta comoda, tutta attorcigliata all'albero! Ehi, ciao! Wow! Spero si stia divertendo tanto! Wow, ma è lunghissima! Al momento ha raggiunto circa 7 piedi. Già, corrisponde a 2 metri e 20 centimetri circa. Wow, ma di fatto cresce molto di più! Può crescere anche più di così! Woohoo! Già! Può diventare lunga anche 12 piedi, cioè intorno ai 3,5 metri. Wow, è davvero... Wow, guardate! Questa è Blu e Blu è uno scinco dalla lingua blu. Assomiglia a un serpente, vero? Un serpente con le zampe? E invece no, in realtà è una lucertola. Wow! È proprio un rettile meraviglioso. Ehi, avete visto la lingua? Già, è di colore blu. È logico! Scommetto che i predatori pensano che quella lingua possa essere velenosa, già! Wow, e vedete le sue orecchie? Wow, scommetto che ha un ottimo udito! Wow! Sì, come stai? È una bella giornata? Wow! Wow, guardate! Questo è Tat e questo è Cairo! Che dolci! Ciao! Queste sono delle tartarughe egiziane. Quando penso a una tartaruga, me la immagino immensa! Ma questa è già la loro dimensione adulta. Dove state andando? Chissà se hanno fame! In realtà vivono nel deserto già! In effetti ha senso, perché sono tartarughe egiziane! Wow! Guardate! C'è un inseguimento in corso! Sembra divertente! Ciao, pinguino! Ehi! L'avete visto? Era un simpatico pinguino! Bello! Allora, vi siete divertiti oggi al Woodland Park Zoo di Seattle, Washington con me? Già! Io mi sono divertito un mondo ad ammirare questi incredibili animali! Ehi! Qual è il vostro animale preferito? Wow! Che animale stupendo! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se avete voglia di vederne degli altri, non dovete fare altro che cercare il mio nome! Volete fare lo spelling con me? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ben fatto! Allora, alla prossima! Ciao, ciao! Oggi siamo al Point Defiance, uno zoo ed acquario di Tacoma, Washington. Oggi vedremo un sacco di fantastici animali! Andiamo! Ho l'abbonamento! Bene, ok, entriamo! Sarà divertentissimo! Sì! Cominciamo! Questa è Cindy. Che cosa abbiamo qui, Cindy? Questa è una ringa del Pacifico. E adesso andiamo a nutrire i pinguini. Vedete come camminiamo accovacciati? Dobbiamo rimanere bassi, così non si spaventano. Che tipo di pinguini sono questi, Cindy? Questi sono pinguini di Magellano. Molte persone pensano che abbiano bisogno di neve e ghiaccio, ma questa specie vive in Argentina e in Cile, in un ambiente molto, molto simile a questo. Argentina e Cile! Beh, gli piace nuotare, non è vero? Sì, molto.
Questi uccelli passano tutto l'inverno al mare. Possono nuotare molto velocemente e lo devono fare per catturare i pesci, che sono il loro cibo preferito. Come questo! Guardate cosa c'è! Un orso polare! Gli orsi polari sono di colore bianco! Quest'orso polare? Già! Si chiama Boris! E ha 31 anni! Boris è stato salvato da un circo nomade in Messico. È molto importante che ci sia del ghiaccio, così gli orsi polari possono andare a caccia di foche nell'Artico. Dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo al nostro pianeta per lasciare agli orsi polari un sacco di ghiaccio. Wow! Boris è così carino! Wow! Wow! Vedete cosa c'è lì? Esatto, è una tigre! Miau! Sembra proprio un gattone! In particolare, questa è una tigre di Sumatra. E ne sono rimasti soltanto 300 esemplari in libertà su tutto il pianeta. E qui, allo Zoo e Aquario Point Defiance, la tigre è un animale ambasciatore. Questa è Sara. Ciao! Sara, cosa abbiamo qui? Questo è Gonzo. È un formichiere tamandua. Qui allo Zoo e Aquario Point Defiance lo stiamo addestrando per far parte dello spettacolo sulle meraviglie della natura. La prossima estate. Ehi, Gonzo! Quindi... E adesso, cosa facciamo adesso? Tu mi aiuterai a insegnare a Gonzo a bere dello yogurt da un tubetto. Ok, e come... Questa è una cosa che gli piace tantissimo fare. Ecco. Tieni questo, proprio davanti al muso. Ho capito. E lui berrà quello yogurt dal tubetto con la sua lingua lunghissima. Wow! Guardalo! Guardate la lingua di Gonzo, è lunghissima! Ovviamente in natura Gonzo non potrebbe bere lo yogurt, mangerebbe delle formiche. Ha degli artigli molto grandi per rompere i formicai e i termitai, per poi usare la sua lingua lunga per mangiare gli insetti. Gnam, sembra saporito! Sì! Vedi, Gonzo è stato in mezzo alle persone fin dalla nascita e quando è arrivato qui abbiamo iniziato ad addestrarlo per far parte dello spettacolo. Dunque, per questo è così tranquillo e a suo agio qui con noi. Già! Sembra proprio un formichiere simpatico! Come va? Oh, molto bene! Cosa stai facendo? Sta preparando la cena ai suricati. Suricati! Adoro i suricati! Cos'altro farai oggi? Sai cosa? Stavo per fare del rinforzo. Ti va di aiutarmi? Certo! Ottimo, quindi... andiamo nel terrario. Ok. Cos'è il rinforzo? Ti spiego. Diamo ai nostri animali delle scelte, cose da fare o con cui giocare, un po' come coi bambini. Oh, sembra divertente, mi piace giocare. Allora prepariamo il rinforzo. Ok. Mettiamo queste palline da Wiffle nella vasca blu del terrario. Ok, molto bene. Palline da Wiffle, vasca blu. Capito? Wow! Guardate questo posto. Questo terrario simula l'habitat dove vivono e giocano i suricati. Wow! Ok, non distraiamoci, palline da Wiffle, vasca blu, giusto? Ok, adesso le metto qui dentro. Sarà divertente vedere i suricati giocare con queste palline che stiamo mettendo qui. Ok,
l'altra sacca. Wow! Ok, ecco fatto. Vediamo cos'altro ci dicono di fare. Ok, ecco a te. Grazie. Cos'altro dobbiamo fare ora? Beh, ho altri giochi divertenti. Mettiamo anche questi nel terrario. Ok. Dove li devo mettere? Dove preferisci. Sarà divertente. Vediamo dove posso metterli. Dai, venite. Ok, vediamo. Oh, vediamo. Penso che questo giallo potrebbe andare... lo vedete questo? Mettiamolo qui. E poi... venite qui. Mettiamo quello rosa. Vediamo. Mettiamolo qui davanti, proprio vicino a quello giallo. E quello grande rosso lo mettiamo lì. Venite a vedere. Mi sento come un suricato. Ok, vediamo cos'altro dobbiamo fare. Andiamo. Ok, è tutto? No, Blippi, ora aumentiamo il divertimento. Aggiungiamo il rinforzo del cibo a quello dei giocattoli. Qui ci sono dei vermi della farina, sono come il cioccolato per i suricati. Gnam, guardate! Gnam! Dove vuoi che li metta? Sai che ti dico? Spargili un po' tra le palline da Wiffle. E se vuoi anche un po' in giro per il terrario, puoi fare anche così. Ok, è una specie di caccia al tesoro. Perché alcuni li metteremo qui e altri li nasconderemo per farglieli trovare. Spargiamo le palline e ci mettiamo su un po' di vermi. sarà divertente! Ok. Ok. Ok, ce n'è ancora un po'. Mettiamone un po' su questa sporgenza. Invitanti. Ok, gli ultimi li mettiamo qui. Bene. Direi che siamo pronti. Abbiamo fatto tutto? Ottimo lavoro, Blippi. Facciamoli uscire. Ok. Questo è un dromedario e il suo nome è Winchester. I dromedari sono originari dell'Africa e se hai più di 3 anni e sei alto più di 1 metro, puoi cavalcarne uno qui allo zoo Point Defiance. Com'è morbido! Wow! Siamo al centro delle scoperte marine. Questo posto contiene delle creature marine eccezionali e le possiamo toccare. Vedete? Si possono toccare, ma soltanto con un dito, ok? Guardate qui! Mi ha spaventato! Che paura! Guardate, c'è una lumaca! Ciao! Ciao, piccolina! Ciao, piccolina! Ciao! Wow! Guardate qui! Un dito... Avete visto? Si è aggrappata al mio dito! È una bella sensazione! Guardate quanto è grande questa! Ok, pronti? Si aggrappa alle dita ed è morbida! Ultima ma non meno importante, la stella marina! Sono molto dure! Che forte! E sono esseri viventi! Sono vere creature marine! Non si muovono molto, ma si muovono! Molto lentamente! Mi piace proprio tanto questo posto! Eccoci alle giostre! Andiamo! Ehi, cavallino! Sarà divertentissimo! Vedete? È una giostra! E proprio qui
troviamo il pannello di controllo che accende la giostra. E io ho la chiave! Ok, infiliamo la chiave qui. E... yeah! Wow! Guardate quanti animali! Là... un cavallo... una rana velenosa... altri cavalli... oh, un orso polare! Ne abbiamo visto un altro oggi! Una zebra! Avete visto la zebra? Un maiale! Una tigre! Wow, un formichiere! Ok! Penso che sia arrivato... il momento di salire sulla giostra! Andiamo! Ma prima dobbiamo scegliere il nostro animale preferito! Aspettiamo che si fermi! Andiamo! Allora, la zebra! Non so se ho voglia di andare sulla zebra! Vediamo cos'altro c'è! Un cavallo? Un orso polare? Ehi, Boris! Che divertimento! Ok! Questo animale? Esatto, è una rana velenosa! E io sto per salirci in groppa! Metto la cintura... e una volta che l'ho allacciata... devo allargare un po' qui! Ok... ecco fatto! Bene, adesso sono pronto! Si parte! Vedete, giriamo tutto intorno! E nel frattempo andiamo su e giù! Wow! Ehi, cavallino! Wow! Guardate, questa rana velenosa è di colore giallo! Wow! Mi diverto! Ehi! Sono io, Blippi! E oggi visiteremo uno zoo a Phoenix, Arizona! Ehi! Penso che oggi insieme impareremo un bel po' di cose sugli animali! Andiamo! Avete visto? Quella è una scimmia urlatrice. Esatto! Avete visto? Già, proprio lì! Questo è Bilbo. Si chiama così per Bilbo Baggins. Che buffo! Facciamo l'imitazione delle scimmie? Guardate, quella è Lulu, il rinoceronte. Lulu ha 21 anni di età. Yeah, Lulu! Festa! Woohoo! Yeah! Quello è un tucano. Lo vedete, il suo grande becco? Assomiglia a una banana. Che ci fate lì? Venite di qua! Cerchiamo qualche altro animale! Wow! Guardate questo! Sapete che animale è? Esatto, è una tigre! Ciao gattino! Wow, venite qui! Giratevi! Wow! Wow! Qui è dove vivono le tigri! Ehi,
Guardate chi c'è lì! Sembra che stiamo per vedere un po' di addestramento! Vedete? La tigre sta facendo esattamente quello che dice il guardiano. Sembra che si stiano divertendo un mondo! Punta. Bene. Punta. È stato fortissimo, lo avete visto? Ehi, puoi spiegarci cosa stavi facendo? Certo, noi addestriamo gli animali per rendere le cose più semplici sia per loro stessi che per lo staff. Noi insegniamo agli animali a fare giochetti, lavoriamo sui comportamenti. Per esempio, quando dicevo a Jay di puntare il naso verso la cima di questa asta, lo facevo per farlo girare in varie posizioni per guardare diverse parti del suo corpo. Farlo stare su due zampe non solo impressiona per quanto è grande una tigre, ma mi dà l'opportunità di vedergli la pancia. Perché proprio come noi possono farsi male, tagliarsi o graffiarsi, così riesco a controllare il suo corpo per essere sicuro che stia bene. Wow, grazie per avermi mostrato quello che mi hai appena mostrato. Ma di nulla. Bene, ci vediamo dopo. A dopo. Ah, andiamo a vedere qualche altra cosa. Wow, lo vedete quell'animale? È un altro felino. Quello è un giaguaro. Wow. Guardate! Ho un secchio di carote e delle pinze. Ci hanno detto che dobbiamo dare da mangiare al prossimo animale. Andiamo! Wow! Ehi, vedete? Questi sono dei cavi e dobbiamo stare da questa parte. Ma abbiamo avuto il permesso di affacciarci all'interno per nutrire gli animali. Andiamo! Ok, questa è una piccola barriera. Interessante! Non è stato troppo difficile entrare? Oh! Ora vedo che animale è! Passiamo fra i rami! Wow! Ehi, guardate! Guardate a che animale daremo da mangiare! Fantastico! Wow, sapete che specie di animale è? Questa è una tartaruga! Diamo da mangiare alle tartarughe! Guardate qui, questa è una carota. Devo usare le pinze perché le tartarughe hanno un morso fortissimo e potrebbero staccarmi un dito. Ecco a te. Wow! Ops, è scivolata. Ecco a te. Wow! Ok, ne vuoi ancora un po'? Sì? Ok. Ecco a te. Oh! Eccoti servita! Wow! Questa tartaruga pesa circa 250 kg. Wow! È proprio pesante! Ehi, e indovinate quanti anni ha? Oh! Ha 66 anni! Wow! È davvero vecchia! Oh! Ciao! Ehi, guardate qui! Le accarezzo la testa! Ciao, come stai? Wow! Wow! Guardate, la tartaruga si è sollevata da terra. Così si possono rimuovere i parassiti e lo sporco che rimangono nell'area sottostante. Wow! Ok, andiamo a prendere altre carote. Oh, ciao, come stai? Stai passando una bella giornata? Guardate! La vedete questa tartaruga? Questa è una tartaruga delle Galapagos ed è una femmina. Oh! Oh, ecco a te!
Oh, ecco che arriva il maschio. Wow, vedete quanto è grande? Mi stanno intrappolando! Ok, farò un giro da questo lato. Vedete come una è più piccola e l'altra è più grande? Wow! Questa è una femmina e questo è un maschio. Wow! Ehi! Voi due vi piacete? Già! Sembrate proprio amici. Oh! Ah, ne volete ancora? Wow! Oh! Ben fatto! Oh, l'hai fatta cadere! Ehi, venite più vicini! Ok, riproviamo! Bene! Gniam! Apri la bocca, arriva la carota! Wow! Oh, oh, oh. Ecco a te! È buona? Ehi! Le tartarughe amano le carote proprio come me e le carote sono salutari. Ecco a te! Oh, oh, oh. Hai una bocca grande! Wow! Guardate! Sto facendo un grattino a questa tartaruga, vedete? Che te ne pare? Ti piace? Yeah! Vedete come la tartaruga si sta sollevando in alto sulle zampe? In natura lo fanno perché molte volte hanno dei parassiti e questo aiuta i fringuelli, che sono uccelli, ad andare sotto e mangiare tutti i parassiti di questa tartaruga. Già, ma stavolta si tiene in alto sulle zampe perché le piace davvero molto. È un po' come quando un adulto ti fa un grattino sulla schiena. Esatto, mi piace quando la mia mamma mi fa i grattini. Che te ne pare? Ti piace? Yeah! Ok, è il mio turno. Ok, è il mio turno. Sono pronto? Sono pronta! Oh no! Pippi! Guardate qui! Questo è un armadillo! Ok, vai pure! Corri, corri! Oh, guardate! L'armadillo è uno degli ambasciatori di questo zoo! Vuol dire che è un animale che potete incontrare in prima persona. Wow! Ehi, che stai facendo? Vuoi uno spuntino? Gli armadilli adorano i vermi della farina. Ecco a te. Oh oh. Ehi, vieni qui. Ecco a te. Guardate, l'armadillo non vi sembra durissimo? Già? È duro. Ma non è un guscio. È osso dentro la pelle dell'armadillo. Wow! Ok! Oh, questa è la principessa Buttercup! Oh, va bene! Ecco a te! Ecco a te, principessa Buttercup! Oh! Guardate che belle unghie ha la principessa Buttercup! Wow! Ok, corri libera! Guardate questo animale! Che animale è? Questo è un istrice dalla coda bianca. Wow! Guardate quelle spine! Sono spine? Quelle grandi servono soltanto a spaventare i predatori, ma quelle pericolose sono sulla coda. Oh! Ok, qui giù. Wow! Che sta facendo adesso? Sta solo facendo merenda. Oh! Mi piacciono un sacco di piante, così le abbiamo dato dei biscotti, delle patate dolci e qualche mela. Sembra che sia saporito! Guardiamo questo istrice più da vicino. Wow, non è il caso di toccare la coda di questo animale. Qui! La prossima area è davvero forte! Wow, sentite che rumore?
tutte queste macchine lavorano duro per tenere la prossima area esattamente come l'oceano. Venite! Wow, guardate! Ci sono tantissimi filtri e altri aggeggi. È fortissimo! Ok, venite di qua. Adesso vi mostro a cosa servono. Già! Questa è la baia delle razze e stanno addestrando le razze a fare dei giochetti fortissimi. Se venite in questo zoo, potete usare le mani delicatamente per toccare il dorso dei pesci. Ma mi hanno dato il permesso di entrare! Sono emozionato! Ok, prima devo togliermi le scarpe. Una scarpa. Wow, due scarpe! Ok, mettiamole qui per ora. Non dobbiamo dimenticarci dei calzini, perché sto per mettere questi! Wow! Questi sembrano calzini o scarpe impermeabili. Ok, mettiamoli. Bene. Ok. Ok. Sono pronto! Si parte! Bisogna muoversi dolcemente e lentamente per non spaventarli. Oh! Oh, l'acqua è bella fresca! Ciao! Come stai? Bene, tu? Bene, come ti chiami? Io mi chiamo Mary e questa è Chelsea. Lavoriamo qui allo zoo di Phoenix. E cosa state facendo adesso? Beh, adesso stiamo dando la colazione alle nostre razze e stiamo controllando che siano tutte sane e felici stamattina. Sembra divertente. Posso aiutarvi? Certo! Vuoi nutrirne qualcuna? Certo! Diamo da mangiare alle razze. Ok, guardatele! Qui ci sono gamberetti e sperlani. Puoi prenderne qualcuno e tenerlo in mano. Ok, guardate il cibo. Wow, sembra gustoso. Ok, ne prendo un po' in mano. Devi tenerlo come un cono gelato. Ok, mi piace il gelato. Ok, in questo modo. Mettilo in acqua piano e a fondo. Nuoteranno intorno alla tua mano e te lo succhieranno via come un aspirapolvere. Ok. Ok, ecco a te. Wow! Wow, guardate quello! Hai un trigone a macchie appoggiato proprio sul tuo piede. Wow! Ok. Devo andare più a fondo nell'acqua? Vediamo cosa possiamo fare. Ecco a te. Andiamo, ragazzi. Oh, ce l'ho fatta! Guardate, se n'è andato! L'ha succhiato via dalla mia mano. Posso farlo di nuovo? Certo che puoi! Grazie! Hanno succhiato via il cibo dalla mia mano. È come... avete mai provato a mettere l'aspirapolvere su una mano e sentire la pelle che viene aspirata? Ecco, è un po' quella sensazione quando succhiano via il cibo dalle tue mani. Wow! Oh, quello ha nuotato fra le mie gambe! Wow! Guardateli! Si stanno abituando a te adesso. Capiscono chi sei dal battito del cuore. Hanno capito che non vuoi fargli del male. Così vengono sempre più vicini. E si sentono sempre più a loro agio già, con te. Guardateli! Ciao! Quello mi ha spaventato! Cos'è successo? Si sono un po' innervositi. Ok, innervositi, non spaventati? Esatto. Ok, perché io mi sono un po' spaventato. Ma va tutto bene, sembrano molto gentili. Eccoli che tornano! Guardate come mi sono bagnato! Bene, nutriamoli ancora un po'. Ciao! Guardate quante razze! Bene, ciao ciao razze! Stiamo per andare a dorso di un cammello. Divertiti, Blippi. Grazie. Guardate, questo è il dorso del cammello. Vedete la gobba? Mi ci siederò sopra. Wow! Sono a dorso di un cammello. Ok, si parte. Attenti! Wow!
Sono sulla gobba del cammello! Wow! È un bel cammello! Questo è un dromedario! Siamo proprio in alto! Wow! Mi sto divertendo un mondo! Ah, oui! Ciao! Guardate! Vedete la gobba del cammello? È proprio come una riserva. Così può sopravvivere anche 7 mesi senza mangiare. O 3 o 4 settimane senza bere acqua. Notevole, eh? Wow! Oui! Wow! Wow! Ha delle gambe piuttosto lunghe, no? Ha 4 gambe. Voi ed io ne abbiamo 2. Oh! Beh, è piuttosto divertente! Wow! È stato fantastico, grazie mille! Non c'è di che! Bene! Ok, andiamo a vedere altri animali. Bimbi! Siamo dietro le quinte della mostra Native Arizona. Vediamo un po'. Guardate! Degli attrezzi! Ehi, a cosa assomiglia? Sembra un po' una mazza da golf. Ma vedete come invece ha un uncino? È usata per maneggiare alcuni tipi di rettili, come i serpenti. Ok, non la userò, perché non sono un professionista esperto. Guardate! Wow, degli acquari! I pesci sono dall'altro lato, noi siamo dietro le quinte. Wow, guardate questa stanza! Wow! Questa è una cassa, e qui è dove vivono i serpenti. Leggiamo di che specie si tratta. Serpente a sonagli. Velenoso? Ok, non credo che dovrei maneggiarlo, perché, come ho detto, non sono un professionista esperto. Cerchiamo un serpente che posso maneggiare. Wow, questa stanza è fortissima! Wow, ci sono un sacco di terrari! Wow, cosa sono queste? Queste sono le mute dei serpenti. Wow, ogni serpente muta completamente la pelle ogni 2 mesi circa. Guardatele, sono tutte intere. Guardate, non vi sembra un serpente? Già, forte, vero? Ah, ok, ok, le lascerò qui. Ok, esatto, questo sembra un serpente che posso maneggiare. Sto maneggiando un serpente. Wow, e guardate che colori! È arancione, bianco e nero. Wow! Da bambino avevo molta paura dei serpenti, ma adesso non più. Ma ci sono dei serpenti che è meglio non toccare. Quindi se vedete un serpente all'aperto, per essere sicuri non dovreste mai provare a prenderlo così. Ok, wow! Ti stai divertendo, serpente? Ui! Ciao! Ehi! Oh, guardatelo! Wow! È incuriosito dalla telecamera! Wow! Fantastico! Siamo dietro le quinte di un'altra area di rettili. Wow, ci sono tanti terrari qui, con delle creature meravigliose! Wow! Ehi! Wow, guardate qui! Oh, ehi! C'è qualcuno lì! Venite! Wow! Ehi, cosa stai facendo? Sto per visitare una lucertola cornuta. Vuoi tenerla tu? Certo! Una lucertola cornuta forte! Devi tenerla in questo modo. Ok, grazie. Wow, guardate! Questa è una lucertola cornuta. Guardate le corna!
Wow! È così carina! Oh, sta prendendo un po' d'aria! Ok, grazie mille! Di nulla! Ok, ecco a te! È stato meraviglioso! Ben fatto! Andiamo! Una giraffa alta! Oh, è alta come me! Ciao! Wow! Oh, un leone! Un elefante! Wow, guardate! Questo è un gorilla! Ehi, dei serpenti! Già, ho maneggiato un serpente! Wow! Non è fortissimo? Wow! Wow, ci sono un sacco di cose divertenti qui! Ok, seguitemi! C'è persino un dinosauro! Un Tyrannosaurus Rex! Interessante! Beh, è stato divertentissimo imparare cose sugli animali con voi allo zoo! Siamo alla fine del video, ma se volete vederne altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Volete ripeterlo insieme a me? Pronti? B-L-I P-P-I Blippi! Ben fatto! Ok, a presto! Oh. Ah, ciao! Sono io, Blippi! Guardate un po' cosa sto facendo! Wow! Arrostisco un marshmallow, gnam, e poi farò uno s'more, gnam! Sì, questa sera siamo al San Diego Zoo Safari Park a Escondido, California. Una cena molto salutare stasera e adesso è arrivato il momento del dolce. Ah, ecco qua! Se avete il permesso di arrostire marshmallow, comunque fatelo con un adulto vicino, ok? Sì, perché il fuoco è pericoloso. Ma ragazzi, ho una notizia stupenda da darvi. Già, qui si può passare una bellissima notte allo zoo! Grande! C'è un campeggio all'interno del parco, dove si passa la notte con gli animali. Oh, guardate! Il marshmallow ormai è pronto! Sarà di sicuro buonissimo! Ehi, andiamo a vedere la tenda? Dai, andiamo! Non vedo l'ora di poter andare a dormire! Piazzola 22! Guardate, mi sono appena lavato i denti! È molto importante lavarsi i denti prima di andare a dormire! Wow, guardate che tenda! Sembra accogliente, no? Vogliamo entrare così diamo un'occhiata? Guardate! Le favole della buonanotte di Blippi! Voi siete abituati a leggere prima di addormentarvi? Io sì, adoro leggere prima di mettermi a dormire. Oh, ecco qua. È meglio infilarsi subito nel sacco a pelo, così poi, appena letta la storia, sarò pronto per dormire. Bene. Wow, il letto è molto comodo. Blippi e le sue favole. Allora. Ok, vediamo un po'. Pagina numero 1. Una volta tempo fa esisteva un grandissimo e coloratissimo zoo. C'erano moltissimi animali diversi da me e da voi. Qualcuno era grande. Altri erano minuscoli. Alcuni facevano squawk. Facevano squawk. Altri. Altri facevano. Wow! Guardate,
c'è un animaletto! Wow! Ciao, tu chi sei? Ciao, io mi chiamo Laura. Ah, piacere, Laura. Piacere io mio. Mi chiamo Blippi. Che Ciao, cosa fai Blippi. Qui? Lavoro con gli animali. Sono specializzata nel prendermi cura di loro. E lei è una degli animali che vive qui, al San Diego Zoo Safari Park. Wow, che bello! Io so che tipo di animale è questo. È un istrice, dico bene? Sì, più esattamente un istrice crestato. Si chiama così perché ha una cresta sulla testa. Oh, è vero? Ehi, ciao! E come si chiama? Si chiama Quilma. Oh, Quilma. Oh, si chiama così perché ha un sacco di aculei? Esatto. Ah, però, forte. Sembrano molto appuntiti. Di che cosa sono fatti? Gli aculei sono fatti di cheratina, proprio come i nostri capelli o le nostre unghie. Oh, pensa. Beh, i miei capelli non sono così appuntiti, però. Credo che se fossero molto più spessi, i capelli e le unghie sarebbero taglianti come i suoi aculei. Wow, che cosa mangia? Sta sgranocchiando dei biscotti. Mm. Ha dei denti molto affilati. E soprattutto che non smettono mai di crescere, quindi mangiare i biscotti l'aiuta a far sì che non si allunghino troppo. Oh, molto interessante. Quindi a noi umani, una volta che spuntano i denti, non crescono più, rimangono della stessa lunghezza. Invece a Quilma, i denti continuano a crescere e crescere e crescere. E perciò ha bisogno di sgranocchiare per limarli un po' e averli sempre a posto. Che orecchie carine che hai! Quilma! Che bella! Avete visto che i suoi aculei sono bianchi e neri? A che cosa servono? È semplice, ci sono molti predatori in Africa, perciò Quilma ha bisogno di proteggersi. Per questo, quando è spaventata, solleva tutti i suoi aculei per poter sembrare molto più grande di quello che è. Oh, geniale! Uno splendido meccanismo di difesa! Ehi! E riesce anche a spararli i suoi aculei? No! Oh? Un sacco di persone sono convinte che possa, ma non è così. È come se noi potessimo sparare via i capelli dalla testa. È vero, hai ragione. Bene, allora. Buona merenda! Wow, che bello! C'è un altro animaletto! Wow, ciao, tu chi sei? Ciao, io mi chiamo Nolani. Oh, molto piacere, io sono Blippi. Piacere mio. Wow, so che tipo di animale è questo. Direi che sembra proprio un grande riccio. Potrebbe essere, in effetti, ma questo in realtà non è un riccio. Certo, si tratta di un'echidna. Ed è originario dell'Australia. Wow. Non trovi che somigli un po' a Quilma? Che dici? Sì, hai ragione. Anche lui ha degli aculei appuntiti. Si chiamano così come quelli dell'istrice? È un'altra bella somiglianza, ma non sono degli aculei. Infatti sono delle spine. Wow. Sono molto simili agli aculei e per lo più hanno la stessa funzione, ma ad esempio rimangono vicini al corpo e servono quando un predatore si avvicina e prova a mangiarselo in un boccone, viene subito punto e non è un'esperienza molto piacevole. Bello, è un altro grande meccanismo di difesa. Assolutamente sì. Wow! Guardate, ha un naso veramente lungo. Esatto, gli serve per fiutare gli insetti che ci sono sottoterra. E infatti adesso sta mangiando una zuppa di insetti. È quello che gli diamo da mangiare qui al Safari Park. E come vedi usa la sua lunghissima lingua per mettere il cibo in bocca. Miam! E dimmi un po', è un mammifero? Certo che è un mammifero, sì, il ragazzo è un mammifero, ma fa un sacco di cose che gli altri mammiferi in realtà non fanno. Davvero? Ad esempio? Devi sapere che le femmine, non lui perché è un maschio, ad esempio depongono le uova. Il che è molto molto strano, vero? Di solito i mammiferi non lo fanno. Infatti partoriscono e poi danno ai piccoli il latte. Ora anche loro nutrono i piccoli col latte, ma depongono una sorta di uova molli, un po' come fanno i rettili. Ma non lo sono. E quando i cuccioli escono dalle uova, vengono fuori senza tutte queste spine e sono molto soffici. Wow! Si chiamano Puggle. Puggle? Che nome buffo! È vero! Molto interessante, non sapevo di mammiferi che depongono le uova. Sì, in realtà c'è un altro animale che lo fa. E qual è? L'ornitorinco! Wow, so come è fatto un ornitorinco! Bravo! Wow, è troppo bello! Grazie mille di avermi fatto conoscere questo animale! Nessun problema! Guardate! Sono arrivati altri tipi di animaletti! Guardate! Questa sembra una tartaruga o testuggine! Già, perché sicuramente il suo guscio è molto duro! E guardate questi invece! Ciao! Sembrano molto soffici! Duro, soffice! Perfetto, impariamo a conoscerli!
Wow, che tipo di animali sono questi? Loro si chiamano tamandua. Oh, tamandua? Che bellissimo nome! Sembrano un po' dei formichieri. Sono dei formichieri, in realtà sono conosciuti anche come piccoli formichieri. Quindi esistono i formichieri giganti, che sono molto più grandi. E poi ci sono i formichieri nani, che sono molto più piccoli. Loro sono una via di mezzo. Ok, e sono bianchi e neri, mi ricordano un po' le puzzole. Puzzano anche loro? Assolutamente sì, a dire il vero possono essere ancora più puzzolenti di una Davvero? Puzzola. Sono conosciuti come i puzzoni della foresta in America del Sud. Che buffo, cosa stanno mangiando? È quella che chiamiamo zuppa di insetti. Diciamo che è il cibo che mangiano più volentieri qui al parco safari. Oh, quindi mangiano piccole bestioline e insetti? Oh sì, ne vanno matti, ne ho anche un po' qui in mano. Vediamo se questi gli piacciono o se li mangiano. Ehi, direi che ha una gran fame, però... Scusa, vedo che ci sono tanti pezzi di legno qui intorno e sono tutti un po' rotti. Come mai? È uno dei loro passatempi preferiti, squarciare il legno con i loro affilatissimi artigli. Così trovano gli insetti, poi tirano fuori la lingua e la infilano nella fessura per poterseli mangiare. Wow, interessante, non lo sapevo. Perché hanno una lingua davvero lunghissima. Oh, quanto lunga? Misura all'incirca 40 centimetri. Wow, vuol dire così più o meno? È veramente lunga, in pratica misura quasi quanto quella di una giraffa. Esatto, le giraffe hanno una lingua molto lunga e i tamandua ce l'hanno come loro. Vediamo un po' se lei vuole fartela vedere. Oh, eccola lì! Wow! Incredibile, la lingua di questi animali è più o meno lunga quanto quella di una giraffa adulta. Guardate! Però quella dei tamandua è molto appiccicosa, così gli insetti rimangono attaccati. Ah, ecco, quindi loro mangiano con la testa all'ingiù, infilando la lingua nel terreno, nelle fessure, nel legno, mentre le giraffe tengono la testa in su per mangiare le foglie. Molto interessante! Oh, ciao! Sei simpatico! E guardate che artigli! Sono... Sì, sono i come loro artigli unghie. Sono molto, molto... In effetti sono grosse unghie e le usano per fare a pezzi le cose, così come le usano per arrampicarsi. Oh, sì, ho capito! In pratica avvolgono le zampe intorno ai rami, per esempio, perché vivono sugli alberi. Sì, loro passano moltissimo tempo sugli alberi e usano anche la coda come una quinta zampa per arrampicarsi. Wow! È stato fantastico imparare a conoscerli. Ehi, ma come si chiamano? Lei è Cora e Cora è la mamma di questo piccolo che invece si chiama Tatiso. Oh, piacere di conoscervi allora. Ora vado a conoscere la tartaruga o la testuggine. Lo scopriremo. A dopo! Wow! Ciao, Blippi! Oh, ciao! È un lui o una lei? Sita è un lui. È una testuggine, una tartaruga di terra. È una specie che vive in Africa, la tartaruga leopardo. Una tartaruga leopardo africana. E si chiama così perché ha qualcosa che ricorda i leopardi? Indovinato! Le sue macchie somigliano a quelle dei leopardi. Sono così perché lo aiutano a mimetizzarsi nell'ambiente in cui vive in Africa. Infatti lì il terreno varia dal marrone scuro al marrone chiaro e in questo modo lui riesce a nascondersi. Anzi, può persino ricoprirsi il guscio di terra e così diventa una roccia impolverata. Oh, è veramente incredibile! Ottima mimetizzazione! Assolutamente sì! Le rocce sono molto dure, il suo guscio è altrettanto duro? Certo che sì! Toccalo pure se vuoi, così senti com'è. Wow, forte! È bello duro! In effetti è molto duro! Serve anche per proteggere le parti molle e più delicate del suo corpo. Oh, però, un perfetto meccanismo di difesa. Straordinario! E dimmi, può tipo togliersi il guscio oppure nascondersi all'interno? Il guscio non si può togliere, è una parte del suo corpo. Okay. Quello che può fare è spostare tutte le parti molli, come la testa, dentro il guscio. Lo fa ritraendo il collo. E poi può avvicinare tutte e quattro le zampe al corpo, verso il guscio. E in questo modo può anche sfruttare le squame appuntite che ha qui, per difendersi nel caso ci sia un predatore che voglia mangiarlo. Oh, pazzesco! E a proposito di voler mangiare, ha l'aria di essere affamato. Che cosa mangia? Sì, mangia una bella insalata. E ci sono anche carote e rape. Anche libero in natura mangerebbe vegetali. È un erbivoro. Quindi mangia molta erba e tante altre piante. Questo è davvero interessante. Quindi queste tartarughe sono degli erbivori. Significa che mangiano le piante. Esattamente. Ciao. E lui è della grandezza massima?
In realtà no, continuerà ancora a crescere. Adesso Sita ha 20 anni compiuti. Wow. Ma le tartarughe leopardo africane vivono fino a 50 anni almeno. Diventano molto vecchie. Ah, e la particolarità è che crescono fino alla fine. Ora Sita pesa 13 kg più o meno, ma può arrivare fino a 20. Pensa, quindi Sita potrà pesare 20 kg un giorno. Già, e pesante. Avere 50 anni. 50 anni sono davvero, davvero tanti. Wow. È stato bello conoscerti, Sita. Grazie. Sì, ci vediamo. Saluta, Sita. Beh, ciao, ciao. Guardate un po', avete visto che bello? Ehi, ciao! Che tipo di uccello è? Si chiamano Ara Giacinto e si trovano in Sud America. Lui si chiama Fulmine. Wow! Sud America! Stupendo! È di un bellissimo colore blu. È uno dei miei due colori preferiti. Fantastico! Sì, è blu perché così può mimetizzarsi tra le cime degli alberi. Oh. Tutti gli alberi insieme fanno molta ombra e quindi il blu lo aiuta a confondersi e quasi non riesci più a vederlo. Oh, wow! Ma forse si vedono le parti gialle, sono molto evidenti. È vero, ma le parti di colore giallo sono fondamentali per i pulcini. Infatti, quando le are hanno dei piccoli, li lasciano nel nido e quando mamma e papà tornano con il cibo, i pulcini vedono gli occhi gialli e capiscono che sono i loro genitori. Oh, wow, è davvero fantastico! E lui è molto carino. E il becco sembra tagliente, mangia tutti i semi e le noci che gli metti davanti. Sì, ed è anche molto capiente. Adesso gli do una noce grossa, vedrai come riesce ad aprirla. Wow! In Sud America esiste un tipo di noce che solo le are giacinto con il loro becco riescono ad aprire. Sul serio? Però deve essere veramente resistente e affilato. Sì, un super becco. Wow, è troppo forte! E poi le noci e i semi sono sani, perciò anche lui è molto sano. Che cos'è? È un bastoncino bersaglio. È uno degli attrezzi che usiamo per allenare i nostri animali. Abbiamo insegnato a Fulmine ad andare a toccare la pallina sul bastoncino. Ah, davvero? Devi dire bersaglio. Sul serio? Bersaglio! Oh, grande! Bravo! Sei in gamba! Ti va di riprovare dopo questo bello spuntino? È stato incredibile! Spettacolare! Wow! Ecco qui! Bersaglio! Ok! Wow! È stato davvero forte! Wow! E quanto può vivere questo uccello? Le are giacinto vivono tra i 60 e gli 80 anni, più o meno. E Fulmine ne ha già compiuti 34, è un ragazzone. Wow! Ha già una bella età! Wow! Che uccello stupendo! Beh, è stato un piacere conoscerti. Wow, questo animale è fantastico, lo adoro, anche perché è di colore blu. E poi ha un po' di giallo intorno agli occhi. Wow, scommetto che è in grado di volare molto veloce e anche molto in alto. Wow! E poi gli piace mangiare sano, mangia i semi. Wow! Wow! Guardate un po'! Avete visto che uccello è appena arrivato? Wow! È di un bellissimo colore nero! E guardate il becco? È tutto bianco! Wow! È arrivato volando a gran velocità! Non sarebbe bello poter volare come un uccello? Sarà un'esperienza straordinaria! Eh sì, guardate! Questa è una teleferica! Sulle teleferiche bisogna indossare l'imbracatura in modo da essere al sicuro e poi ci si aggancia a dei cavi metallici, dopodiché si scende dalla cima della collina giù verso valle fino in fondo e ci sembrerà di essere uccelli! Cucù! Uh-huh! Coraggio, andiamo! Wow! Wow! Eccoci qua! Oh, grazie infinite! Lui è Brandon e sta facendo i controlli necessari perché io sia al sicuro. Già! Per andare sulla teleferica devi aver compiuto 8 anni. Oh, Brandon, non riesco a chiuderlo. Mi dai una mano? Sì. Grazie! Già, dovete avere almeno 8 anni e pesare almeno 30 kg. Ma c'è anche un limite massimo, 140 kg. Bene, sono a posto? Perfetto!
stato super divertente scendere con la teleferica! Wow, troppo emozionante! Sì, mi è proprio sembrato di essere un uccello! Cocò! Cocò! Adesso mi sento un po' stanco. Wow! È stato fantastico! Oh, adoro gli animali! Wow, e ce ne sono di tantissimi tipi! E anche gli uccelli! È incredibile come riescano a volare! Già, sbattendo le ali! Si sentiranno liberi! Wow! Ehi, posso leggervi un'altra storia? Ecco! Vediamo! Questa è la storia di tutti quegli animaletti che dormono quando c'è la luce, ma si svegliano nella notte. Quando noi andiamo a letto, quando noi andiamo a letto... Wow! Wow! Ciao, tu chi sei? Ciao, sono Loren. Oh, piacere, Loren. Io sono Blippi. Che ci fai qui? Io sono una guida che lavora qui al Safari Park. Wow, una guida, hai detto? Aspetta, vuol dire che ci farai fare un giro? Più precisamente una visita notturna. Oh! Ecco perché ha un visore notturno appeso al collo. Così possiamo vedere gli animali. Wow, che bello! Quali animali stiamo per vedere? Cercheremo tutti gli animali notturni. Sì, sono gli animali che stanno svegli durante la notte. Non vedo l'ora di trovarli, possiamo andare? Sì, certo. E vai! Wow, è troppo divertente! È incredibile come si vede bene al buio con questi visori. Wow! Hanno la visione notturna e anche quella infrarossi. Sì, esatto. Si vede quasi meglio che con la luce. Wow, bello! Wow! È troppo strano riuscire a vedere bene al buio. Già, alcuni animali sono in grado di farlo senza i visori. Wow, dei pennuti! Caspita, ce ne sono tantissimi! Ehi, sono fenicotteri? È una grande colonia di fenicotteri rosa. Wow! Oh, sì! In effetti sono tutti quanti rosa. Come mai sono rosa? Dipende dal cibo che mangiano. Si nutrono di crostacei simili ai gamberetti, che li fanno diventare rosa. Oh, wow! Sì, si reggono tutti su una zampa sola. Sono troppo carini. Guardateli bene! È fantastico riuscire a vedere cosa fanno i fenicotteri di notte. Wow! Wow! Ecco, guardate un po' quanti sono! Wow! Oh, hanno iniziato a correre! Sono molto attivi di notte! Oh, è molto divertente! Ehi, qual è la cosa che ti piace di più qui? Qual è la tua attività preferita sul lavoro? Perché è bello poter lavorare con gli animali! Mi piace molto mostrare alle persone animali che non hanno mai visto prima, almeno non dal vivo. Già, soprattutto gli animali che non hanno mai visto perché, ecco, vivono di notte! Wow! E qual è il tuo animale preferito tra quelli del parco? Grazie della domanda. Di certo il rinoceronte bianco meridionale. Wow. E come mai ti piace? Perché è enorme e meraviglioso e mi fa pensare a un cucciolo. Che cosa strana, i rinoceronti ti ricordano i cuccioli, troppo forte. È il tuo animale preferito in assoluto o solo qui? In assoluto. Wow, è veramente fantastico. Wow, mi sto divertendo un sacco. Wow, guarda, laggiù ci sono i rinoceronti. Belli! Che tipo di rinoceronti sono? Sono proprio dei rinoceronti bianchi meridionali. Una mamma con il suo piccolino. Wow, sono troppo carini! Rinoceronti bianchi meridionali. Oh, è vero! Sono i tuoi animali preferiti in assoluto, giusto? Esatto! Wow! Ah, sì! Oh, guardatela! Sembra grande e forte.
Si svegliano spesso di notte? Sì, abbastanza, ma in realtà si sentono più sicuri e tranquilli quando dormono con i membri della loro famiglia. Oh, ecco! È veramente incredibile! Per caso sai quanto pesano? Sì, possono pesare più di 2 tonnellate. Wow! Sono molto pesanti. Immagino che dovranno mangiare tantissimo cibo ogni giorno. Mangiano un sacco di cibo e quando i piccolini nascono pesano già 50 kg. Oh, wow! Sono dei gran bei cuccioloni. Però... Ciao, Bella! Guardateli bene. I rinoceronti sono magnifici. Ehi, guarda, Blippi! C'è una giraffa! Oh, sì, è vero! Guarda là, c'è un piccolino! Wow! Ciao! È altissima! Wow, non trovate stupendo che questi animali stiano svegli di notte mentre tutti noi dormiamo? Già! Ora un po' sonno... È stato spettacolare! Wow, tutti quegli animali sono fantastici! Ed è interessante che alcuni tra loro siano notturni. Già, significa che si svegliano di notte. Già, mentre tutti noi dormiamo, loro sono svegli. Wow, è davvero fantastico! Oh, ehi! Volete sentire un'altra storia? Adoro leggere. Ok. Un brontolio nel pancino. Capita agli animali e anche a noi. Per diventare grandi e forti, serve mangiare del cibo buono. Quindi aprite la bocca. Quindi aprite la bocca. Spero che abbiate fame. Wow! Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Eileen e mi prendo cura degli animali. Wow, che bel lavoro! Io sono Blippi. E che cosa stai facendo? Ecco, sto per riempire un po' di bottiglie per dar da mangiare ai vari cuccioli. Wow, sembra divertente. Posso aiutare? Sì, certamente, Blippi. Ok. Ti va di riempire la prima per gli Springbok? Certo! Per prima cosa devi misurare 150 millilitri okay. e metterli nella bottiglia. Oh, perfetto! 150 per lo Springbok. Non vedo l'ora di scoprire di che animale si tratta. Ok, prima dobbiamo misurare. Cominciamo! Ecco fatto! Oh, un po' troppo! Rimettiamolo qui. Perfetto, sono esattamente 150 millilitri. Fantastico. Adesso lo verso subito qui dentro. Secondo me deve essere piccolo come animale. Sì, perché questa bottiglia è piuttosto piccola. Sì, e per di più non è nemmeno piena. Ok, ecco qua. Grazie, Blippi. Prego. Ora metto la tettarella. Ok, perfetto. Per chi è questa bottiglia gigante? Beh, quella è per un animale molto più grande e quel che metteremo dentro questa bottiglia lo prepareremo da zero. Cominciamo. Wow, che bello! Cosa facciamo? Per prima cosa versa un po' d'acqua nel contenitore, più o meno 2000 millilitri, ovvero 2 litri. Ok, quindi dobbiamo riempirlo quasi fino all'orlo. Ci siamo. È un bel po' di acqua, scommetto che questo animale è davvero enorme. Wow, siamo a metà! Non vedo l'ora di scoprire che animale sia. Ok, sta diventando pesante. Bene, ecco fatto. Adesso abbiamo l'acqua. Ora dobbiamo usare questo contenitore. Versaci pure la polvere usando l'imbuto. Oh, la polvere. Ok, mescoliamo la polvere insieme all'acqua. Bene, la devo versare tutta lì dentro? Tutta quanta, sì. Ok, allora vado. È un animale grosso. Ecco fatto, procediamo. Adesso... Ok, la polvere è dentro. Adesso dobbiamo aggiungerci l'acqua. Ne è uscita fuori un po', ma non fa niente. Ok, ci siamo quasi. Fatto! E adesso devo mescolare? Scuotilo più forte che puoi, Blippi. Ok. Devi mescolarlo bene. Coraggio! Ecco fatto! Sei stato bravissimo! Perfetto! Adesso lo metto tutto nella bottiglia.
Sì, ti conviene usare questo, così è più facile versarlo. Perfetto. O almeno credo. Bene, tutto dentro! Ha un profumo buonissimo! Sì, è invitante, vero? Sì. Ecco qua. È pronta. Ecco, tieni. La tettarella. E adesso dobbiamo scaldarli. Oh, e una volta scaldati possiamo andare a darli agli animali? Esatto, poi li diamo a loro. Ma in realtà oggi ho già qualche altra bottiglia che è stata scaldata, quindi possiamo andare subito. Vai, sarà super divertente, andiamo! Sono troppo emozionato! Forza, ragazzi! Wow, guardate là! Seguitemi, entrate, è ora di mangiare! Wow. Buoni! Questi sono gli animali più piccoli? Esatto, sono di varie specie. Questo è uno springbok. Questo è un damalisco. Oh, ciao, e quello è un lichi del Nilo. Ok, quindi ci sono diverse specie di animali. Sì. Lo springbok e l'altro com'era? Il damalisco. Oh, il damalisco. Forte. Sono molto carini. Ciao. Questa è un'altra. Un'altra springbok. Lei ha più o meno 6 settimane. Wow, ha veramente tanta fame. Già, abbiamo fatto un ottimo lavoro con le bottiglie. Oh, ciao. Aspetta che prendo la tua bottiglia. Wow. Ok. Avete visto quella? Sì, ha delle corna sulla testa. Wow. Ho detto bene? Quelle sono corna? Sono corna e cresceranno ancora. Oh! Le femmine di damalisco hanno le corna, proprio come i maschi, uguali. Oh, wow! E gli piace anche mangiare quelle foglie? Adorano mangiare le foglie. Noi le chiamiamo ciglia e queste qui sono di acacia. Oh, ciao! A dire il vero, gli springbok, quando vivono liberi, mangiano l'erba e adorano le piante. Wow! Ma non arrivano agli alberi. Oh. Anche al damalisco piacciono molto. Ok. Wow, sembrano affamati! Una cosa che hanno tutti in comune è che vengono dall'Africa. Arrivano dall'Africa! E dimmi un po', corrono veloci, hanno un buon olfatto o saltano altissimo, fanno cose del genere? Gli springbok si chiamano così perché saltano molto in alto. Si dice che riescano a saltare fino a 3 metri d'altezza. Wow! E hanno anche una postura molto curiosa. Quando scappano da un animale che li sta inseguendo, sembrano più grandi. Wow. E saltano molto in alto. E poi hanno anche questo strano lembo di pelle qui dietro, che quando sono eccitati si apre all'infuori. Wow! E non è chiaro a cosa serva effettivamente, ma è probabile che attragga altri esemplari, quindi è molto particolare. Beh, sono animali fantastici, è stato divertente. E hanno mangiato quasi tutto il cibo che gli abbiamo preparato nelle bottigliette, ma ce n'era anche una più grande, no? Certo che c'era. Vuoi venire con me dagli animali più grandi? Sì, mi piacciono gli animali grossi. Non aspettavo altro. Quindi gli springbok erano quelli che hanno bevuto dalle bottiglie piccole. Sono curioso di scoprire chi berrà da questa bottiglia enorme. Si tratta del nostro amico Arthur. Vuoi darmi una mano a chiamarlo? Certo! Facciamo cambio. Bene, quindi adesso scopriremo che tipo di animale è Arthur. Devi soltanto strizzarlo e vedrai che lui arriverà di corsa. Che suono buffo, vero? Più forte. Ok. Arthur, dove sei? Oh, eccolo che arriva! Oh, allora eccoti io lo qua. So che animale è Arthur! Wow! Beh, direi che questo non serve più. Eccolo! A quanto pare Arthur è un rinoceronte! Esatto, Blippi! È un rinoceronte bianco meridionale! Un rinoceronte bianco meridionale! Wow! Ciao, Arthur! Lo sentite? Direi che adora la pappa che gli abbiamo preparato. Sembra che gli piaccia. Sicuramente sì. Oh, mi sembra molto più piccolo di un enorme rinoceronte adulto. È appena nato? È nato da non molto, a poco più di un anno. Perciò verrà da questa bottiglia ancora per un po', qualche mese. Ok. Ci metterà parecchio per diventare un grande rinoceronte. Già. Oh, sembra che gli piaccia anche il fieno. Wow! Arthur è simpaticissimo ed è stato fantastico aiutare a dargli da mangiare. Bello! Adesso sono un po' stanco, però. Wow! I rinoceronti sono bellissimi! Ah.
Wow! Che splendida mattinata di sole! Beh, e che nottata stupenda ho passato! Ho dormito come un pascià! Già, ora mi sento molto riposato! Wow! È stata divertente la notte allo zoo? Già! Abbiamo imparato un sacco sugli animali! Io adoro gli animali! Già! Gli animali grossi e gli animali piccoli! Già! Adoro sia quelli grandi sia i piccoli! E poi è stupendo come certi animali stiano svegli durante la notte! Ah, già! Beh, io preferisco dormire di notte! Avete sentito anche voi? Ah, eccolo ancora! Wow, questo è sicuramente un animale, non ho dubbi. Voi sapete che animale è? Sembra un gattino, non vi pare? Miau! Miau! No, secondo me è molto più grande di un gatto. Oh, eccolo, è ancora lui! Wow! Ok, è un gatto, ma è molto grande. Ha una bella criniera tutto intorno alla testa. Sapete di che animale sto parlando? Già! Abbiamo sentito un leone! Vuoi imitare il leone insieme a me? Eccolo di nuovo! Sì! Wow, è stato divertentissimo! E anche le storie non erano male! Sì! Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne qualcun altro dovete soltanto cercare il mio nome! Facciamo insieme lo spelling! B-L-I-P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! Bene, alla prossima! Ciao, ciao! Sì!